robotico. Siamo qua solo io e lo straccione, una volta tanto, una recensione d'altri tempi, d'altri tempi. Vedremo se vi piacerà questa recensione con un soggetto un po' particolare. Che sicuramente non sarà altisonante come un Laganiano o come, tra l'altro, un'uscita tra l'altro di qualche tempo fa che io ho recuperato in questi giorni, che poi non so neanche quando andrà online, questo Metal Composite 1014 in chiamato Gundam 03 Phoenix. Quindi naturalmente dalla linea si evince che comunque sia legato allo Unicorn, perché ne ha esattamente la stessa forma con alcune differenze. Naturalmente vedete, ma può passare sul modello, si vedono i due scudi, e questa diciamo è la terza unità basata sul progetto RX0. Quindi la prima unità è l'unicorno bianco, quella pilotata da Banager. La seconda unità è quella, è il leone nero, ossia Banshee, che è quella prima pilotata da Marida Cruz, e poi da Reddy Marcenas, quel personaggio un po' infimo. E la terza unità è questa, la Finisce dorata. Esatto. Si vede, cioè, il colore dorato, che poi è mezzo color senape, non è un... sembra un dorato, sì, è un dorato. Sì, sì, non, ed è la terza unità. Allora, questo comunque, perché adesso ci dipaniamo un attimo, anche ci dilunghiamo anche nel discorso puramente dell'anime, cioè di Gundam, questa è un'unità che inizialmente non la si vede in nessuna delle serie, soprattutto in Unicorn, non si vede, e però come unità fa la sua apparizione temporalmente nell'anno 95, cioè prima sia del Banshee che dello Unicorn, per poi sparire nel nulla e ricomparire due anni dopo, ossia nell'anno 97, nella serie chiamata Gundam Narrative, che sarà ambientata un anno dopo la apertura dello scrigno di Laplace, o qui, e quindi un anno dopo Unicorn temporalmente, perché era l'anno 96. Qui siamo un anno dopo, quindi nell'anno 97, se la matematica ci assiste. Non è un'opinione, soprattutto ci assiste. E quindi in questo anno 97 lui è comunque un comprimario, perché chiamandosi la serie Gundam Narrative, il personaggio, il Gundam principale sarà il Gundam Narrative, per l'appunto. Che però è un manga. No, la serie proprio animata. Ah, animata! Che uscirà. Uscirà a breve. Ho capito. Sì, sì, sì. No, io pensavo fosse un manga. No. Lui tratto da un manga. No, lui compare nell'anno 95 nel manga chiamato Mobile Suit Gundam UC 1 of 72. Ok. E compare anche nel manga Mobile Suit Gundam UC 0096 Last Sun. E poi dopo di questo Gundam se ne perdono le tracce e ricompare in Gundam Narrative. Questa configurazione riguarda le due serie manga che vi ho detto prima. Nella serie Narrative l'unità sarà uguale a questa, se non per una piccola differenza tecnica, dove PIF a questa altezza e PIF a questa altezza saranno aggiunte due code da finice. Ha presente l'elmo di Fenix? Di Fenix, che c'ha quella roba là. Che c'ha quella codina da finire. Ecco, la stessa roba. Perché il, naturalmente, bisogna sempre riciclare. Uno deve. E quindi ci sarà questa differenza. Magari cambierà anche la colorazione. E potrà essere magari, che ne so, più lucida, non ignoro questo. Si vedrà. Io, avendo visto che poi questo Gundam compare nelle serie animate, allora mi sono buttato senza condizioni nell'acquisto. Ci voleva. A questo punto ci voleva. Sì, anche perché in precedenza, ossia tante recensioni or sono, abbiamo rilasciato anche l'unità che tra l'altro è la mia preferita, di soprattutto dell'Universal Century, il Banshee Norn, se lei si ricorda. Ma abbiamo fatto talmente tante cose però che io dico mai io che,
non mi ricordo quale sia, era il 1010, 1011, 1012, 1013, buono. Sempre di questa linea. Certo, Metal Fix, Composite. E... ah, mi è venuto in mente una domanda, la farò dopo però, o la faccio in diretta. Sempre riguarda Gundam, ma non riguarda questi Gundam. Sai che io ho l'Era in 78 Metal Fix? Sì. Quello senza l'astronave, quello sbiotto, diciamo. E, non mi ricordo il numero, 00, se l'1, 004... Penso che lei abbia il 4. Penso di avere il 4, sì. Ma esiste quello di Charlie, cioè lo Zaku di Charlie, quella linea lì? Lo Zaku? Lo no, Zaku. Lo Zaku rosso? No. Non esiste? Porca troia. Non esistono, tra l'altro, in questa linea, e tantomeno anche nei, come cavolo si chiamano, i Metal Build, sì. Non esiste nulla che sia al di fuori dei Gundam. Cioè gli Zaku non li fa. Ma gli Zaku, i Sinanju, i Rick Diaz, i Jaradoga, cioè, o tutto i tutto quello che non riguarda Zion. Zion no, ma neanche proprio ciò che non riguarda Gundam. Perché non sono stati fatti neanche i GM, per dire, sì, i Gun Cannon, i Gun Tank, no, solo ed esclusivamente i Gundam. Questa scelta forse serve un po' anche a mantenere le distanze tra i Gunpla e i cosiddetti Shogokin, perché se poi si andasse a fare anche tutti questi Mobile Suit in versione Shogokin o comunque sia modelli in metallo, forse chi fa i Gunpla storcerebbe un po' il naso. E dato che Bandai fa molti più soldi con i Gunpla che con i Shogokin, forse è il caso di non andare a pestare troppo se stessi, andarsi a fare la concorrenza in casa. Esatto. Questa è una riflessione senseiana. Boh, niente, qui adesso che altro. Questa recensione è fin troppo, come posso dire, composta. Forse anche perché quando ci sono gli altri, è una recensione anche tra l'altro mattiniana, sì. Quindi, però. Allora, niente, andiamo anche ad analizzare nello specifico il Gundam. Io lo trovo abbastanza piacevole. Soffre di qualche piccola problematica, come ne soffre anche il Master Grade, in maniera più limitata, però spesso e volentieri il Master Grade perdeva i pezzi a solo toccarlo. Qui un po' meno, però questo problema si manifesta comunque e non dovrebbe. Non dovrebbe, però è chiaro che se conosciamo, e tutti che guardano questa recensione dovrebbero avere visto Unicorn, sanno che questa unità, come le altre due, si trasforma e disterna i propri frame interni. Tra l'altro, a Tokyo, all'isola di Odaiba, penso, non abbiamo comunque qua il giornalista a riprenderci se sbagliamo, meno male. Prima c'era l'RX-78 a grandezza naturale, che faceva mostra di sé, e adesso invece c'è il Gundam Unicorn, esatto. Che tra l'altro si aprono i vari frame. E che compare in un attimo in Pacific Rim. L'RX-78 però. Ah, non compare. No, io sto mi confondendo con Ready Player One. Sì, no, compare per una. Compare una statua per l'appunto del Gundam Unicorn. Sì, decisamente sì. Dove io speravo che partisse lui. Invece no. Però erano cazzi amari per i Kaiju. Comunque, vabbè. No, ha ragione. Adesso vediamo anche. Colorazione perfetta, se uno piace. L'unica cosa è che staccano poco i praticamente le giunture, vedi dove si vedono le parti grigie? Sì. Avrei preferito un colore un po' più metallico che invece questa fredda plastica grigiastra. Però si sa, i Metal Fix sono una linea buona, ma di fatto non sono Metal Build. I Metal Build sono e poi il top e poi comunque questo Unicorn soffre anche
diciamo di qualche vecchiaia di progettazione, perché sappiamo che è comunque un riciclare dei pezzi del primo unico, che penso sia il Metal Fix 1006, una roba del genere. Comunque io ne faccio sfoggio con grande sagacia di questo pezzo, con grande gioia, con grande gioia, perché a me comunque gusta assai. E le stava per sfuggire, però, perché ha detto che l'ha rintracciato, rintracciato, non ne fotteva un cazzo, ma io mi sono interessato nel momento in cui poi ho scoperto che compare nella serie animata, anche se effettivamente non compare proprio questo, ma la stessa unità con quelle due appendici del cavo, che sicuramente uscirà come per drenare, per drenare, se no vi potete comprare anche la versione Master Grade, è drenante come posto, che ha un colore un po' più lucido, e se no adesso è stato annunciato il Real Grade proprio del con quelle due appendici dietro del cacchio, e poi probabilmente lo stanno bombardando questo qua, e poi dopo sicuramente uscirà anche il Master Grade, e poi uscirà ma non preoccupiamoci, che, e tra l'altro poi penso che uscirà anche questo Gundam Narrative, chiaramente, e anche il Sinan Justein, che poi sarà l'antagonista di del narrative, che ecco ad esempio il Sinan Justein o anche il Sinan normale come Metal Fix, io godrei. Io godrei. Comunque, abbiamo rotto il cazzo anche. Abbastanza. Quindi, io passerei. La scatola l'avete vista. Io passerei un attimo a farvi vedere il sistema di apertura dei frame interni. Sì. È una roba che si fa in diretta. Vediamo. Allora, lo dobbiamo prendere per il culo. Ah. Staccarlo. Se viene. È venuto? Sì, più o meno. Ecco, attenzione ragazzi, che secondo me a lungo andare usare questa basetta prima o poi vi si spezza. Si spezza là quando il non avrà vita eterna questa basetta, quindi state attenti un po' anche come la usate. Allora adesso noi per far per agio andremo a staccare comunque il backpack. Allora, stacchiamo anche per comodità il fucilazzo. Allora, da cosa partiamo? Partiamo dalle gambe. Allora, vediamo che dobbiamo togliere come nel Master Grade questi fermi. Vedete, tac, che si staccano. Non riesco. Ah, ecco. Anche qua si allunga e si. La coscia? Sì, si allunga e si vengono. Si apre qui. E vedete anche qui poi il frame interno. Ecco, io più che altro non ho nulla, mi provo a prendere quel coltello là sporco di tutti i detriti possibili, sia salame che cioccolata, che viene usato per tutto, ecco. e mai lavato. E ecco, vedete che ho spinto, si è spinto il sul frame. Ginocchio, esatto, adesso bisognerebbe poi tirare per bene e fare fermi un attimo, facciamo che ci vediamo fra un no, cioè fermi, ecco che mi sono munito, ecco, avete sentito il tic, e allora adesso questa parte, questo frame qui non rientra più all'interno, perché come dicevo prima al nostro amico Straccione, per una volta che siamo in tranquillità e poter far vedere qualcosa di un po' più tecnico i nostri fans, è meglio, ecco. Sì. Il piede mostra il tacco bene e si alza anche davanti e diventa un po' diversamente masculo questo. Quindi notate anche l'allungamento che si verifica tra una gamba e l'altra, quindi anche eccoci, ci siamo, ecco, allora vedete la differenza di allungamento di gamba, è notevole. È particolare, sì, quindi ah, tra l'altro un particolare, ma che voi già tutti naturalmente sapete, qui siamo in una scala di proporzioni. Sì. Quindi siamo come Master Grade, siamo in una dimensione di 1 a 100 come rapporto di dimensioni per. Ma quindi lui è rapportato anche all'RX 78 che ho io. Chiaramente. Tutti sembra più grosso l'RX 78, più massiccio. Ma può essere che sia più massiccio, ma sicuramente è molto più basso. Ah beh, probabilmente quando lo apre tutto, sì, però mi sembra più grosso, cioè più pompato.
sembra magro questo Fenix. Ma come poi tutti gli unicorn. Che è come tutti gli altri unicorn, sì. Ma anche perché ha tutte le... Però bisognerebbe averlo qua sì. Per vedere... Però c'è anche da dire che hanno sicuramente una forma più longilinea, o almeno l'impressione che danno. Intanto vedete che qua sì, allunghiamo anche questi... tasconi. Esatto, dove comunque mostrano a più non posso il tutto l'apparato interno di questi frame, che praticamente va in destroy mode, per intendersi. Mm. E praticamente quando viene liberata tutta la potenza del gun. Tra l'altro, non tanto questo particolare, ma nel Gundam, nel manga di Unicorn, che si chiama Bande Dessinée. Mm-hmm. Quando si vede che stanno facendo i test sullo Unicorn, alcuni piloti addirittura proprio muoiono nell'utilizzare quando si aprono gli Psycho Ray, perché c'è praticamente uno stress della Madonna. Esatto, per far capire anche la potenza di queste unità. Infatti sarebbero unità specializzate per Dio Bono, per New Type. Sì. E non per stronzetti qualsiasi. Via. Esatto, un po'. Cioè Banagia è uno stronzo. È stronzo, però è New Type. È raccomandato. Sì. Perché anche Reddy Marcenas, anche lui è un New Type, chiaramente con abilità inferiori rispetto a... Qui naturalmente vedete i caricatori posti sulla schiena. Bisogna, tra l'altro, adesso non so se c'è una parte che... Ecco, si apre il torso anche, sì. Che vengono... bisognerebbe munirsi sempre di uno strumento simile a questo, per, se notate, se riesco anche, perché qui è una delle parti più cagacazzo. Cosa c'è lì in mezzo? Cosa c'è? Si deve alzare un... Ah, un pernino? Sì, cioè più che altro uno stronzino. Mi fa male. Se riesco nel mio intento almeno a farvi vedere uno, perché naturalmente io l'avevo già trasformato questo, però per far vedere i vari passaggi l'ho riportato alla forma chiusa. Esatto. Che lei diceva che la godeva anche di più. Sì, non è, non mi dispiace comunque sia. Ah, eccoli. Con un po' di pic, un po' di ignoranza mista sagacia e a culo, ecco, paf, e ho tirato sul secondo, non saprei come definirlo, piolino. Hanno quasi una forma anche di telecamere, non saprei bene. Comunque vabbè, cioè, e qui si aprono anche queste, diciamo, alle tette. Sì, sì. E paf. Tac. E quindi vengono mostrati ancora di più i Psycho Frame. Adesso io qui ho staccato il braccio. E qui c'è una delle parti più cagacazzo di tutto l'insieme. Ossia l'apertura della spalla. Che voi fate questo movimento. Ma il cagacazzo definitivo è che dovreste poi far girare la spalla, che noi la lasceremo stare, però questa spalla qua dovrebbe avere un movimento a ogiva. Ah, ma per fare cosa? Ecco, vede, che cambia la posizione di questo affare qua. Vede, viene, e questa sarebbe la posizione, tra virgolette, definitiva della, che ce l'ho cavata. Ce l'ha cavata. Ovviamente ce la cava meglio con la, come si dice, con il braccio staccato. Può darsi, ma il problema è che qui è un punto
abbastanza nevralgico e difficile da ottenere anche con il Master Grade, perché praticamente questa parte si stacca e dovete bestemmiare per poi gioirne poi dopo, soprattutto per fargli fare quel movimento a ogiva che vi ho fatto vedere prima. Adesso io qui tra l'altro ho anche le mani sudate, qui adesso non lo faremo, apriamo il frame quanto meglio possiamo. Tra l'altro qui notate che possono uscire anche le spade, quindi molto bello questo passaggio. E adesso arriviamo alla parte della testa, dove bisogna aprire la bagnoccola, far retrocedere la prima testa, togliere queste, diciamo, come si possono definire, paratie, le guance, sì, gli sguanzotti, far scendere la testa da Gundam, sì, ruotare gli sguanzotti, figa, e tac, e rimetterli nell'apposita sede. Adesso vediamo se ce la faccio. Ecco, non ho proprio ottenuto il meglio. No, è un po' complesso questo passaggio con la testa che entra dentro. È bello, però sì, dovevo fare una seconda testa, la stacchi e la rimetti, così la gioia. Quella potrebbe essere un'idea, perché qua secondo me il livello di incazzatura dopo sale, ma per ora la stiamo contenendo. Ce l'ho fatta. No, per ora, ma vi ripeto, quando non c'è tutto il parterre e l'unicorno si apre, vedete questo movimento a ogiva, e diventa un Gundam a tutti gli effetti. Riapplichiamo il braccio che si era inappropriamente distaccato, riandiamo a posizionare il fucile ed ecco, cari nostri fans, il Fenix aperto. No, sicuramente nella precedente configurazione è più pulito. Non l'abbiamo ancora lavorato sul backpack, che questi scudi comunque a me fanno godere non poco, sono veramente ficcanti, come direbbe il nostro amico Viper. Io avrei detto un altro recensore, però così dato che lui ci ruba il nostro termine ogiva, noi gli rubiamo il ficcante, ci rubiamo fra di noi, esatto. E tra l'altro, particolare che a me piaceva tantissimo, e lo deve comprare Viper questo, lo deve, sì, l'ha fatto. Ah, bravo. Pensavo non ce l'avesse in quel No, ce l'ha, glielo confermo io. Ah, boh, perfetto. E, questo scudo, che tra l'altro a me piaceva tantissimo nel Banshee, che ne ha uno solo, questo qui invece vedete che ne ha addirittura due. È doppio. Lo Unicorn Final Battle addirittura ne ha tre. Sbraga. Ma raccomandato. Vedete che adesso noi apriamo, anche qui, è tutto un frame uno dietro l'altro che si aprono, vede qua, tac. E poi tac, dove questi frame tra l'altro poi sono un'espansione dell'anima, poi del nostro pilota, e quindi creano dei campi di forza che sono praticamente impenetrabili. Comunque questo Fenix verrà pilotato da un personaggio che, vabbè, io sicuramente non conosco, ma che non abbiamo visto ancora. No, magari nel manga sì, però non è lo stesso personaggio, che se adesso lei vuole, magari mi dà anche un attimo di tempo, le cito anche i piloti di questo... Di questo Fenix? Di questa unità. Non è mica nulla di segreto, Adesso vedete i scudi aperti. Li andremo poi a applicare sullo schienone, che probabilmente lo Iga. Cos'è questa Iga? Vediamo di spingere un po' indietro. Ah,
perché sennò... era un po' addosso. Ecco, adesso ce l'ho fatta. Però, topico. Però temo che non... Ah, non regge? Infatti... Un po' troppo... Allora, vediamo di spingerli in avanti e notate che li sostiene. Bello, con questi frame, cioè con questo backpack, secondo me, bello. Ne beneficia in maniera... Lei mi ha chiesto... Quasi villica. Sì. Lei mi ha chiesto i piloti di... glielo dico... Reference, variant, history, special... Vediamo... Di mettere modalità testo. Ecco qua. Allora... Piloti conosciuti. Now pilots. Allora... Giona Basta. Basta. Mm-hmm. Rita Bernal. Una figa. Sì. E Jolyon Day. Rita Bernal penso che sia la pilota ufficiale di questa unità e proprio in Gundam Narrative. Ah. Che è questa fighetta qui biondina. Che noi vedremo senza pudore. Aspetta. Una fighetta proprio. Sì. E invece Jolyon Day dovrebbe essere il protagonista. No. Di Narrative? No. Allora sarà Giona Basta. Sì. Eccolo qua. Questo qui già non mi piace. È il pilota del Gundam Narrative, che pilota anche il FedEx. Non le piace il ciuffo? Ma... Già ti sta sulle balle. Ma magari... Va bene, non lo so. Però conoscendo la mia predilezione per Zion... Ma... Vabbè. Praticamente, qui tra l'altro qui viene la Yona Bashuta, forse sarebbe, is the main protagonist of Mobile Suit Gundam Narrative Television Series, he is the pilot of the Narrative Gundam. Va bene. Quindi, ha 25 years old, 25 anni, luogo tenente, quindi sarà un tenente junior grade della Earth Federation, è assegnato... To the Shazar Unit, quindi sarà l'unità Shazar, dove ci sono of the Earth Federation Force, Cruiser Damascus, forse il Cruiser Damascus sarà la nave da dove, quale da dove esce. As a part of Phoenix Hunter, Task Force at the request of Intelligence Bureau, quindi probabilmente saranno messi tra quelli che devono recuperare questo Phoenix, non lo so, comunque vabbè. Io intanto l'inquadro è molto molto bello. Basta, io altro non mi... Allora, intanto abbiamo praticamente visto tutto ciò che è contenuto all'interno della scatola, che comunque adesso ve la apriamo un attimo brevemente, poi passeremo al pesometro e al pacellone, che è già durata anche... Vedete cosa è contenuto? Istruzioni, che adesso ve le facciamo vedere. Scatola che vedete anche il retro. Sì. E anche il suo faccione, ecco, molto male. E questa è la parte che abbiamo estratto, quindi qui ci stava la basetta e le altre stronzatine, e qui è dove è alloggiato, o dove dovrebbe essere contenuto il nostro Phoenix, che vedete che rimane poco o niente, è tutto lì via. Sì, e adesso poi recupero. E vedete che c'è un'altra bagnola, un'altra... Sì, un... come si chiama? Il corno aperto. Esatto. E c'è anche un corno chiuso proprio, che io ho tolto, basta, poi... Tutto quello che... Questi due cosi neri cosa sono? Sono due cose ogivanti che andrebbero sugli scudi, ma penso di aver cambiato la configurazione, quindi... Sono inutili. Inutili. Basta. Non c'è un granché. No, anche perché è un po' come i Transformer. Sì. Tutto quello che, essendo un Mobile Suit, un real robot, deve avere addosso tutto quello che... Non ha dei fulmini, dei carri. Esatto. O delle armi improprie che nascono... Dal culo. Esatto. E quindi, no. No. L'unica cosa che sono... sono magari le beam saber, Saber che abbiamo fatto vedere, che escono sia dal backpack, ce ne sono due, che sulle
bacia, sulle braccia. Pif, qua. Ora vi faccio vedere le istruzioni, poi lo pesiamo, poi facciamo il pagellone e poi andate a fanculo. Qui è tutto quello che serve per... naturalmente ecco, nel fucile si apre, si possono essere messi i nuovi caricatori. Di, che c'è sul fucile, e poi gli altri due che ve li ho fatti vedere, che ce li ha impiantati nel culo. E qui vi fate vedere i vari passaggi per trasformarlo in Phoenix, in Destroy Mode. Mm-hmm. Basta. Perfetto. Che gioia. La bilancia dovrebbe avercela di lì. Oh. Non c'è? No. L'avevo portata. Sì. O no? Sì, è là. Si alza lei? Sì. Tutto in diretta. Sì, con grande fatica ho visto. La parte sua. Insomma. Ma vecchiaia, ma una volta quando era giovane diceva che era brigoso, adesso invece dice che è la vecchiaia. Adesso c'ho la scusa. Sì, tra l'altro adesso gli ho fatto anche prendere una posizione. Ma vaffanculo, però. Non l'ha accesa? No, è partito, anzi in realtà sarebbero 381 grammi, perché adesso avendolo tolto mi segna meno 381. Perché è andato in giù. Facciamo la prova del 9. Facendolo un attimo stabilizzare, se vuole andare, zero, appoggiamo il modello e infatti è 381. Perfetto. Con tutto addosso, quindi un po' leggerino, po' tanto leggerino. Lo girella? Lo girelliamo, se non si scaravolta. Se no ci metti sul culo la rosetta. No. Metto su per il culo niente, gliel'ho già piantato su a sufficienza, anche se è pilotato da una fighetta, quindi magari non diciamo altro. Che spettacolo. E riprendiamo, allora abbiamo detto che lo pagelliamo con la Bero dei Power Rangers, dei Transformers, con un Bumblebee del cazzo. Sì. Allora, Gundam Phoenix, impatto estetico, io gli darei un 7,5. È stato più. Basso. Lei dava di più? Vacca puttana. Dai, un 8 gli diamo. Figo, un 8 ci vuole. Materiali, 7. Verniciatura. Non ha, cioè, dipende se piace questo dorato opaco. Io gli do un 8 perché non ci sono imperfezioni. Avrei preferito magari migliori le colorazioni delle parti in plastica grigia. Posabilità, fa un po' fatica con questo backpack enorme, eccetera. Se vi tiene già questa posizione, io direi che potete ritenere soddisfatti. Io gli do un 6. Trasformazione. Io gli do un bel 7,5. Confezione da 7, dai. Incalzatura. Ma io gli do la sufficienza, la ottiene. La 6. Ce l'ha la grande. Un attimo. È una recensione che dura. Dura. Rapporto qualità-prezzo. Costa questo fiecacchio. Costa questo signorino. E poi soprattutto ha raggiunto delle quotazioni anche soprattutto nel sollevante, perché qua da noi è talmente sconosciuto e anche appena si va fuori dai mazinghiani è inutile sperare che anche la gente un pochettino esca dai propri del proprio nido. Sì, no, difficilissimo. E magari con Gig, ma se d'altronde la roba brutta piace. E quindi comunque sia, nel rapporto qualità prezzo io stiamo parlando di un modello da comunque sia 160-170 euro, cioè non è poco. Quindi io mi fermo in un rapporto qualità prezzo con un 6,5. Giudizio finale. Allora, è molto bello,
però è chiaro che è un modello particolarmente di nicchia. Cioè qui siamo nella nicchia della nicchia ancora. Adesso diciamo che sarà un po' più conosciuto grazie al cartone animato, esatto, che uscirà. Quindi io alla fin fine, questo non è quello però di Gundam Narrative, appena io mi fermo con un 7 meno come giudizio finale, ma più che altro perché soffre di questa, perché il modello comunque sia particolarmente bello. Alla domanda, io lo comprerei, chiaramente, se, perché Gundam fa, è una cosa reparta a sé comunque, e quindi se siete come anche chi sono i macrossisti, ci sono anche i Gundamisti, quindi se avete le altre due unità, beh, questo è un bel completamento. Ah sì. Quindi fate voi, se vi trovate una buona occasione, si può fare. Ficcatevici al volo. È chiaro che se invece volete aspettare che magari esca la versione Metal Fix della nuova versione, o magari volete comprare il Perfect Grade, o perché il Perfect Grade c'è di questo bel faccione. Però poi adesso che uscirà la versione naturalmente nuova, sicuramente Bandai non si farà scappare l'occasione. In Real Grade è stata la prima uscita. Vedremo se poi sarà seguita da PG, MG, Metal Composite, Gigi. Comunque, io bravi, direi di chiuderla qui con questa recensione del cazzo. Bene, ciao.